cosa della prima pietra, cosa costruirà qui in questo punto per l'intero territorio brindisino e non solo? Allora, l'idea di Apulia Diagnostica è quella di creare un centro di ricerca. Questo è un centro di ricerca, non è uno studio radiologico, un ambulatorio diagnostico, è un centro di ricerca con tutte le caratteristiche che può avere. Ed è focalizzato su un ambito ben preciso, che è quello della diagnosi precocissima, di malattie neoplastiche, malattie infiammatorie e degenerative. Abbiamo all'interno un centro di ricerca di genetica molecolare e una sezione che è dedicata alla gestione delle patologie complesse. Quali saranno le peculiarità? Quale sarà il punto forza di questo centro di ricerca? La peculiarità sarà innanzitutto le collaborazioni che abbiamo messo in pianta, la triangolazione tra Mesagne, Bologna e Bari. Mesagne con il centro che dovremo costruire, Bologna con il Dipartimento di Genetica Molecolare diretto dal professor Gasparre, e Bari attraverso lo spin-off browser che vede diverse professionalità importanti del nostro territorio pugliese, dalla dottoressa Rosanna Clima alla professoressa Antimonelli al professor Silvestris, anche al dottor Palmirotta, è un ottimo genetista, anzi un genetista di fama nazionale, quindi queste sono alcune delle professionalità che garantiranno un livello elevatissimo delle prestazioni all'interno della nostra struttura. Ecco, puntare sulla ricerca in Italia è già una grande scommessa, farlo sì. Al sud, nel meridione, una doppia. Questa è una, a mio avviso, è semplicemente un'idea che si ha del sud, ma grandi menti e grandi professionalità si trovano in Puglia, tant'è che se qualcuno di voi va in Emilia-Romagna o in Lombardia a curarsi e andare dai cosiddetti super specialisti, la maggior parte di loro sono pugliesi. Stefano, infatti riporti qui a Mesagne l'esperienza che hai maturato lì a Bologna. Beh sì, io conoscendo bene il tessuto dell'Emilia Romagna voglio portare qui quella che è l'idea d'impresa che si sviluppa lì, così come anche quelle che sono le professionalità che si sviluppano in Emilia Romagna, lo spirito che si sviluppa in Emilia Romagna, ed è giusto che un modo di fare impresa etico e finalmente la parte giusta del fare impresa che venga trasportata qui in Puglia, perché io ripeto, in Puglia noi abbiamo grandi menti, grandi professionisti, grandi ricercatori che è giusto che trovino qui sul territorio l'opportunità per esprimersi in tutte le loro potenzialità. In conclusione, il privato sostituisce e colma alcune lacune del pubblico? In un certo senso sì. Perché Apulia Diagnostic non è soltanto un'idea d'impresa. Apulia Diagnostic è anche un progetto etico-sociale, perché ad Apulia Diagnostic verrà affiancata proprio nelle prossime settimane la Fondazione San Giorgio. E la Fondazione San Giorgio avrà come obiettivo principale lo sviluppo di tre progetti importanti. Il primo è trovare fondi pubblici, fondi privati e donazioni per finanziare la ricerca, oltre ai proventi che verranno dalla Puglia Diagnostic stessa, perché Puglia Diagnostic nel suo statuto ha dedicato un 15% e un ulteriore 3% per finanziare la ricerca dei propri utili. Okay? Il secondo progetto è un progetto di sensibilizzazione del territorio alla diagnosi precoce, perché lo stesso Veronesi diceva che il modo migliore per combattere il cancro è la diagnosi precoce, prima che le medicine e le cure. Il terzo, non per importanza,
e un progetto di welfare. Quindi la Fondazione San Giorgio si andrà a sostituire in alcuni casi a quella che è il Servizio Sanitario Nazionale, dando delle prestazioni gratuite a chi non può permettersi dei cicli completi di cura, e questo secondo me è una cosa importante per il tessuto e per il territorio sia mesagnese che della provincia di Brindisi che del Salento intero.